Salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video, io sono Salvo Pimpos e oggi torniamo su Tartarughe Ninja Leggende. L'ultima volta abbiamo sconfitto questo bellissimo fungo dalle spore velenose e oggi siamo al primo livello del capitolo 5, House of Krang, la casa dei Krang, di Krang. Livello 1, quindi credo che dobbiamo affrontare questo pizza face, ma niente di che per... Porca pupazza, niente di che il cacchio, livello 32... Ho notato che ultimamente il gioco si è fatto molto difficile, molto. Anche perché io non posso salire oltre il livello 30, perché mi serve molto DNA dei miei personaggi. Praticamente se non trovo DNA non posso andare oltre il livello 30, quindi devo pure trovare il DNA, fantastico. Perché non ci ho pensato prima? A fare che? Pensato a cosa, Leo? Potresti spiegarti un po' meglio? Leo, se non parli a caso magari capiamo tutti. Ai Krang, cos'è che ho sempre impedito al Krang di prendere il sopravvento? I mutanti. Gli stessi mutanti che i Krang hanno rapito da ogni angolo di New York. Perché se controllano i mutanti, controllano tutto. Mio, porca la miseria, Leo. Ma non ti puoi fare i cacchi tuoi. Ok, adesso credo che l'attacco di Karai farà proprio il solletichino a tutti i nemici. Ma insomma, si è fatto il gioco molto difficile. E quindi credo che le tre stelle, i tre shuriken saranno un po' complicati da prendere. Ma noi ce ne freghiamo, perché anche se prendiamo uno shuriken ce la facciamo lo stesso. Chi se ne frega, basta che completiamo la storia. Io, a me interessa la storia. Cioè alla fine che hanno catturato i personaggi, hanno catturato tutte le tartarughe praticamente. E noi dobbiamo andarla a salvare. Ok, quello sta morendo. Quindi attacchiamo con Pizza Face e quello morirà da solo. Quindi noi stiamo andando... dai, muori da solo. Perché non muori da solo? Che ti devo attaccare io? Stiamo andando a salvare praticamente tutti i nostri alleati. A quanto ho capito di sto gioco. Ok, ondata 2. E per ora diciamo che le cose sono fattibili. Un colpo critico. Brava, Karai. Ogni tanto fai il tuo dovere. Tu che stai facendo? Bastardo! Cioè, con un colpo mi ha dimezzato la vita di Neutralizer che sta morendo. Basta. Cioè, sta morendo il Neutralizer, no? Curati, bravo, bravo. Bravo, Leonardo, va, fai una preghierina, vai, curati. Curati tutta la squadra, vai, che... No, i topini me li scateno dopo, li scateno subito, vai. Affrontiamo tutto così, di botto. Vai, topini, fate l'inferno, bravi topini. No, quello me lo conservo per dopo. L'attacco di Pizza Face per dopo, perché non credo che le cose siano facili dopo. Quindi uccidiamo subito sto tizio, ce lo togliamo dalle scatole, via, vendicati, bravo Neutralizer. Attaccami, carai, questo, il tuo... Ok, l'ultimo colpicino ovviamente ci vuole, perché i bastardi rimangono con un pezzettino di vita. E muori, bastardo, muori. Ok, ondata 3. Vediamo, c'è, un in più ce lo potete mettere qua, pochi sono, vi prendete una strada solo per schierarmi i nemici. No, non voglio concentrarmi sul centrale, attacchiamo invece gli scarafaggi, che sono potenti a quanto mi ricordo. Adesso scateniamo Pizza Face, fantastico, Pizza Face, fai vedere la tua mozzarella quanto è bollente, Pizza Face. Hai fatto un cazzo, Pizza Face, non hai fatto niente. Giustamente, Pizza Face contro Pizza Face, ovviamente non gli poteva fare niente. A chi attacchiamo? Dai, togliamo qualche scarafaggio dalle palle, va. Uccidiamoli. Niente, non vuole morire, ma tu morirai con i danni nel tempo, quindi è inutile che ti attacco. Provocazione, allora vuoi morire per forza. E basta con Neutralize. Ma che vi ha fatto? Avanti, dai, vuoi morire? E muori, che ti devo dire? Muori. Pizza Face ancora in gran... C'ha una grande energia. Pure lui me la scatena contro. La mozzarella bollente pure a me mi ha scatenato. Bastardo. Fortunatamente a Baxter non gli ha fatto nulla di che. Quindi togliamolo di mezzo, sto bastardo. C'ha lo scudo però. Ok, bravo. Ok, uccidiamo quello centrale. Mi sa che i tre shuriken non li possiamo prendere. Muori prima che muoia Pizza Face. Muori prima che muoia Pizza Face, ti prego. Vai! No! Sì! Cioè, come ce l'ho fatta non lo so nemmeno io. Culo, ragazzi, fortuna. Ok, andiamo alla prossima. Ok, stavolta sconfiggeremo Tiger Claw con quel bastardino accanto. Che? Pensi veramente che il siero di Stinkman potrà annullare gli effetti del mutageno? Che ne so io. Credo che lui pensi che noi gli crediamo. Invece? Quindi sarebbe un no. Non so cosa sia, non so cosa abbia in mente la mosca, ma so che non lo fa per altruismo. E sti cacchi! Ma che cacchio volete da me? Ma ogni volta... Ma io devo combattere con voi. Sì, mi sa di sì, in tutti i sensi. Si è fatto difficile sto cacchio di gioco. Eppure, già sta morendo Pizza Face.
Oh, ma stiamo scherzando! Ragazzi, questo livello non so se lo farò. Non so se riuscirò a passarlo. Cioè, già curato praticamente alla prima battaglia. Alla prima ondata, fa forte. E spazzali via con un colpo di scopa, vai. Paf! E muori. E muori che gli altri muoiono da soli. Avanti, avanti, avanti. Paf! E muori. Poi tu muori. No, non muore. Bastardo, non muore. Il bastardo non muore. Devi tirare per forza la bomba. Perché se no non è soddisfatto della sua vita. E muori. Che ti affetto. I circuiti ti affetto. Ondata 2. E le cose sono piuttosto brutte. Ammazza che c'è qua. Scateno subito i topini. Perché qua mi fanno... Mi tagliuzzano come una fetta di mortadella. Quello sta... No, non lo uccidere, non lo uccidere, non lo uccidere. Bravo, bravo. Quello giustamente l'ha usata qua l'abilità, quindi non può fare... Non posso fare niente. Vi prego, non mi uccidete Pizza Face. Non mi uccidete Pizza Face. E a sto punto io userei la pizza bollente perché tanto sta morendo. Tanto sta morendo, chi se ne frega. E paf. Ok, ondata 3. Ondata 3, vediamo che succede. Cioè, non ho più attacchi speciali. E qua le cose sono difficili, mo. Cioè, ma no, veramente, però. Che cacchio c'ha questo? Già in partenza c'ha le abilità speciali attaccate al culo, c'ha. Vai, 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 vai che sta morendo già. Vai che sta morendo, paffete. Vai, Pizza Face, continua a sopravvivere, ti prego. No, 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 no. È sicura. È sicura, il bastard c'è, ma veramente, ma veramente. Ma veramente però, ma veramente. Crepa, maledetto, crepa. Ah, no, 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 no. Un altro morto, fantastico. Cioè, ma veramente, come si fa ora a giocare così? È impossibile continuare a giocare però. Cioè, praticamente non posso potenziare più i personaggi. E quindi non posso andare più avanti con l'avventura. Fammi capire, sono bloccato. Cioè, se non trovi i mutageno praticamente... È ancora sicura. Stiamo qua tutta la vita, stiamo qua. Cioè, praticamente se non trovo il DNA io starò bloccato qua tutta la vita. Praticamente funziona così, a quanto ho capito è così. Perché se non posso potenziare i personaggi, mi pare di capire che l'unica soluzione è quella di stare qua tutta la vita. È una scelta degli sviluppatori, così ti incitano ad acquistare i pacchetti di carte. A 60 euro a pacchetto di carte, ma per me si possono tenere pure il gioco. Cioè, peggio di Clash Royale a sto punto diventò. Sì, sì, curatevi, tranquilli, curatevi, tanto qua le cose le avete per curarvi, solo io ho solo la tartaruga per curarvi, ma vaffanculo, muori tu e vai a cacare. Perché se io giustamente cerco di potenziarmi il personaggio, qualsiasi, di quelli che utilizzo ovviamente, nuovo livello, 675 mutageno, tetto livello personaggio raggiunto, per aumentare il potenziale stelle trova il DNA, quindi io cliccando su trova, praticamente, che devo fare? Posso farmi solo queste tre battaglie. Le posso trovare nei tornei, nelle sfide. Ma non si trovano mai niente in queste cacchie di cose. E basta. Oppure mi devo comprare le bustine. Carte. Tipo, vado qua e vado a spendere soldi per comprarmi le bustine. Così ora funziona e devo comprarmi forse le bustine per andare avanti. Ma che cazzo. Già questa cosa non mi sta più piacendo. Riproviamola, va. Riproviamo la battaglia. Vediamo che succede. Pensa che sono stato sfortunato poco fa. Riproviamo, vediamo. Vediamo, riproviamo. Dobbiamo eliminare immediatamente questi topini meccanici perché curano. Curano, quindi uccidiamoli subito e ce li togliamo dalle palle. Adesso l'altro perché tu devi morire, ovviamente. Devi morire. Ah, Pizza Face, quando è che tocca a te, Pizza Face? Pizza Face, dai che stiamo... No, 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 Pizza Face, lasciatelo stare. No, no, Pizza Face, lasciamolo sta. Provocazione, pezzo di bastardo maledetto. Ti devi staccare tutti i peli uno per uno. Vai, Pizza Face. Vai, Pizza Face, usa la tua mozzarella. Vai, Pizza Face, non ha fatto un cacchio di niente. Quello mi ha usato la provocazione. Non lo posso attaccare. Non lo posso attaccare. No, vaffanculo, topo di merda. Pure. Vai, carai. Carai, vedi che puoi fare, carai, niente, carai, non fare niente, va, che è meglio. E ancora la provocazione, ciao, quanto dura sta cosa? Dico, il solo una grattatina gli faccio, con un colpo di Baxter, praticamente gli faccio la grattatina. Vai, niente, proprio la grattatina gli fa. Gli fa la grattatina, pure io, ma mi sto grattando pure io.
Tanto per... ancora! Ma quanto cacchio dura sta cacchio di cosa qua? Tranquilli, fate come se fosse a casa vostra. Tranquilli, come se io non ci fosse. Ok, finalmente. Vai, vai, uccidiamo il topino. Veloci, veloci. Ok, morto il topino. Finalmente. Adesso ci sono rimasti... Oh, perfetto, di noi topini abbiamo. Di noi topini, perfetto, perfetto. Vai, vai, scatenali, scatena via, via. Bravo, bravo, avanti, bravo. Vai che forse ce la facciamo. Distruggiamo questo tizio di qua. Distruggiamo lui. Vai, vai a... Ah, mi posso pure curare, fantastico. Vai, distruggilo. Ok, l'ultimo c'è rimasto, l'ultimo. Se adesso non rompe le scatole, ce la possiamo anche fare. Vai che ce la possiamo anche fare, dai. Non è difficile. Affilate le ste spade. Ma da dove le tenete? Se sono arrugginite queste spade, curiamoci, va. Curiamoci, va, che prima che sia troppo tardi. Ok, scateniamo qua l'ira dell'inferno. Vum, catà. Ok, bellissimo, bellissimo. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Vai che ce la possiamo fare. Va, no, no. Questo gli artigli ce l'ha belli affilati, affilatissimi. Vai, 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 vai. L'ultimo colpo, avanti che ce l'abbiamo fatta. Forza, forza che ce l'abbiamo fatta. E va a cacare, vai. Ma veramente è dura, troppo dura. Uno shuriken, porca la puttana. Cioè, praticamente se io non trovo il DNA non posso andare avanti se non così. A fortuna praticamente ora mi devo andare alla situazione. Fantastico, quelli sono pure morti. Bravi, bravissimi. Abbiamo ottenuto una cassetta per gli attrezzi, 40 mutagini e carte di mostri giapponesi. Fantastico. Ok ragazzi, fatemi sapere nei commenti se anche voi siete in questa situazione di non poter più potenziare i personaggi. Comunque sì, se il video è piaciuto lasciate un bel mi piace e condividetelo. Seguitemi anche su Facebook, Twitter, Instagram e tutte le reti social di cui trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale e per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi non siamo alla domenica horror, ma giochiamo comunque ad un horror, perché è uscito Mental Hospital 5. Salve, c'è stato un rogo praticamente, è stata crocifissa qualcuno.